This podcast is brought to you by the School of Advanced Study, University of London. All of our podcasts are available from our website, www.sas.ac.uk. Sessione si chiama Soggettività in bilico e comincerà con dunque un intervento di Assunta Signorelli, di cui scopro le molteplici impegni e attività. Non è una letterata, ma ha naturalmente moltissime altre qualità, tra cui infatti psichiatra, basaliana e femminista non pentita. Sto leggendo perché penso che sia importante dopo quello che abbiamo detto ieri, e ha due figli e un figlio. Leggo perché mi sembra che sia la cosa migliore da farsi. Dal 1971 ha partecipato alla chiusura del manicomio e alla costituzione della rete di servizi territoriali di Trieste. Naturalmente il manicomio è quello che di Basali, in cui sappiamo che c'è stato questo lavoro fondamentale appunto sull'istituto manicomiale. Lavora ancora nei servizi territoriali come responsabile di unità operativa. È anche promotrice dell'esperienza del Centro Donna Salute Mentale di Trieste, in cui si è impegnata attivamente fino alla sua chiusura nel 2000. Collabora con il Comitato per i diritti civili delle prostitute nei progetti di lotta al traffico delle donne. È autrice di numerose opere e articoli. Cito quelle che tu hai indicato. Fatevi regine, anche perché i titoli sono bellissimi. Fatevi regine, grazie per questo titolo, io lo scriverò sulla mia agenda, e non solo questo, ma anche la casa editrice, Edizioni Sensibili alle Foglie. Mi sembra che tutto questo sia dell'ordine della poesia. Il manuale Servizi in vetrina, ed è coautrice con Fabrizia Ramondino e Renate Sieber del libro fotografico In direzione ostinata e contraria. Si trova questo libro facilmente? A Napoli soprattutto. Va bene, vedrò come cercarlo. E anche il libro I basagliati, percorsi di libertà. Ecco. Io ho finito questa prima parte del mio compito di presentatrice. Io mi scuso, ma devo leggere. Prima di proiettare il video, la struttura di sicura di casa, intervista a Fabrizia Ramondino, le cui riprese sono state girate nel 98, a Trieste, mentre Fabrizia preparava il libro Passaggio a Trieste. In particolare ci sono alcune scene che si riferiscono alla gita sistiana di capitolo del 15 settembre che viene descritta a pagina 285. Secondo me questo video non necessita di commenti, però mi piacerebbe, ecco, come dire, farvi capire perché ho voluto intitolare questo intervento molto breve Fabrizia Ramondino, il labirinto della follia. Cito da Fabrizia: se la sofferenza non è condivisibile né narrabile, le si può però stare accanto e il più vicino possibile, senza deliri di onnipotenza medico-psichiatrica, speculativa-religiosa, artistico-affibulatoria, consapevoli tuttavia che rimane sempre uno scarto insuperabile tra il viverla e il parlarne. Salto, non si può curare chi soffre, si può soltanto prendersene cura. Non si può definire la sofferenza, ci si può solo girarvi attorno con gesti e parole, insomma abbracciare. Passaggio a Trieste. Ancora, questo era il finale di Passaggio a Trieste, l'inizio. In principio la mia Trieste fu città tutta al maschile. Nel corso della mia storia, Trieste si è rivelata come il luogo per eccellenza dell'esperienza immaginativa ed emotiva della discesa. Ascendere attraverso il femminismo di Assunta e delle sue compagne nella mia peculiarità di genere. Ascendere, dopo la fede inconsulta nell'integrità del corpo, nel senso del suo invalicabile limite. Ascendere infine, sino in fondo, laddove sono sepolti tanto il buono che il cattivo seme.
per trovare in me stessa e negli altri una tregua alla Lisa, non tanto tra ragione e follia, quanto tra amore e follia. Pagina 18. Questi due passaggi, che rappresentano la fine e l'inizio di Passaggio a Trieste, racchiudono nel mio sentire il filo che nel corso di circa 30 anni mi ha legato a Fabrizia, in una relazione senza aggettivi, ma con la R maiuscola. La nostra è stata una relazione che si è dipanata su quella che Fabrizia stessa ha definito, sempre il Passaggio a Trieste, una comunicazione appassionata. Oltre alla distanza fisica che ci separava, e che ha permesso ad entrambe di affrontare periodi difficili e contraddittori con la consapevolezza d'essere l'una per l'altra un porto in cui rifugiarsi per farsi consolare. Tre i punti che ci univano saldamente oltre le profonde differenze, che non ci hanno mai separato ma si sono rivelate anche dopo aspri confronti profondamente complementari. La consapevolezza d'appartenere al genere femminile con tutte le angosce e le difficoltà che ciò significava, avendo entrambe fatta la scelta di misurarci sul terreno tradizionalmente appannaggio del maschile. Il video che segue chiarisce in modo quasi profetico questa consapevolezza e il dolore che abbiamo condiviso quando l'esperienza di Centro Donna si è conclusa. Altro punto che ci univa è l'interrogarsi intorno alle questioni della follia che Fabrizia stessa esplicita nella sua postfazione al libro fotografico in direzione ostinata e contraria, dove scrive: bisognerebbe chiedersi perché persone così diverse, cioè questo libro fotografico è un libro che vede 80 foto di un fotografo milanese, Ugo Panella, un fotografo militante, interventi di Renate Silbert, sociologa esperta delle questioni meridionali, e una postfazione di Fabrizia, intervento mio. Si siano persone, dicevo, per mestiere così diverse, per esperienze personali, si siano trovate riunite con entusiasmo attorno al progetto di questo libro. Certo, il nostro impegno sociale, la nostra attenzione verso gli emarginati, la nostra opposizione ai ghetti religiosi, politici, sociali, culturali, il nostro rifiuto del razzismo, che oggi si preferisce sostituire con il termine etico, la nostra indignazione accompagnata da speranza. Ma credo che ci sia un'altra radice dalla quale cresce il nostro interesse per la malattia mentale, soprattutto quella più grave e la cui causa non è tuttora nota, la schizofrenia. Perché vi sono due tipi di schizofrenia che gettano luce sul nostro mondo di normale. Quella in cui si manifesta una rigidità di pensiero che, mentre ti chiude all'altro, mette a nudo le nostre più basse compromissioni fino alla convivenza con il male, saltando alcuni passaggi. L'altra forma di schizofrenia che ti schiude uno sguardo sulla nostra normalità è quella del pensiero e dell'emozione che si allarga senza conoscere limiti né confini. Che fare allora rispetto a queste cose? Rispetto a chi non vede alternative all'oppresso, che tra il giardino zoologico e il varieté è necessario offrirgli l'opportunità di far parte, con tutti i diritti e i doveri, della comunità normale. Ma è normale questa comunità umana? Non è essa stessa in Calabria, in Italia, nel mondo globalizzato, simile a un giardino zoologico o a un varieté? Oppure continuare a lottare perché non sia così? Perché ogni iniziativa contro questa direzione, più che somigliare a una goccia del mare, somiglia a un'onda, preceduta da altre seguita, che aiutino l'uomo ad approdare. L'ultimo punto che mi univa a Fabrizia era il mettersi in gioco in tutte le situazioni come corpi desideranti e pensanti, senza mai rinunciare alla complessità singolare del corpo ragione, quello che la Braidotti definiva corpo realità. E di questo mettersi in gioco con le persone sofferenti sono stata al contempo spettatrice e compagna, condividendo una naturale ritrosia di incapacità a stare nel mondo delle relazioni normali. Ritrosia che ci faceva preferire una marginalità consapevole, accompagnata da un pizzico di autocompiacimento. Quell'autocompiacimento che fa dire a Fabrizia, nella dedica di Passaggio a Trieste, perché mi sono dedicata a voi, stavamo così bene, il cielo e Dio. Dove il cielo, per sua stessa definizione, era l'alcol. Che forse, come dicono gli addetti e le addette ai lavori, a volte la dominava,
ma che più delle volte era da lei dominato e usato come framezzo con il mondo circostante. Mondo incapace di confrontarsi con i corpi dei, con le asperità naturali della contraddizione che il vivere porta con sé. E perciò stesso sordo alle questioni della sofferenza, se non in termini di compassione. Compassione a Fabrizia naturalmente estranea, per quella categoria dell'inferiorità nella compassione iscritta che impedisce reciprocità e riconoscimento con chi soffre. Per Fabrizia invece centrale era condividere, confrontarsi e, quando necessario, scontrarsi, riconoscendo a tutti e a tutte capacità e dignità di esistenza. E questo è stato vero non solo per le donne di via Gambini, che erano abituate a un mescolarsi continuo di normalità e follia. E questo in sostanza è il baricentro della deistituzionalizzazione manicomiale. Ma ancora di più per le persone ricoverate nel Papa Giovanni, un cronicario del profondo sud in provincia di Cosenza, dove io sono andata a lavorare questo quest'anno, ho avuto anche l'onore della cronaca per le sofferenze inflitte, le porcherie fatte, segnate queste persone nei corpi e nell'anima da decenni di soprusi e d'abbandono. Confronto molto duro quello da Fabrizia vissuto nel Papa Giovanni, perché rientrava come mia amica, io ero lì per il tribunale, per mettere a posto una situazione dove c'erano 50 milioni di euro di ammanco. Rientrava come mia amica e complice, con funzione di osservatrice senza un'attività immediata e diretta. Il suo starmi a fianco, né avanti né indietro, quasi un farmi da sfondo e cornice, presupponeva una conoscenza concreta e non intellettuale della sofferenza umana, una lettura della contraddizione sociale lucida e spietata. Fabrizia, nel suo muoversi incerto e silenzioso, testimoniava una consapevolezza di intelligenza del luogo, quasi ad incarnare quanto profeticamente aveva scritto in passaggio a Trieste, riferendosi a quelli che lei chiama i grandi cavalli, come usando la definizione di Simone Weil, dice: e siccome i simboli dell'inerzia e della pesantezza, del potere e della ragione, tendono a riprodursi, bisogna sempre essere rigidi, gettare via le scale dopo essere saliti, scommettere sempre di nuovo sull'assenza di certezze consolidate, sull'inadeguatezza dei risultati raggiunti, continuare a coltivare il desiderio, soprattutto dell'impossibile. Questa scommessa Fabrizia manca. Io mando il video. Dal centro donne, bisogna che questi poteri, questi saperi e queste pratiche ritornino una volta all'interno del gioco della vita, quindi in un confronto, scontro, conflitto con il maschile. Secondo me è come se si partisse esclusivamente dalla ristrettezza, fra virgolette, dell'esperienza del centro donne di Trieste, trascurando il fatto che probabilmente, non lo so, è l'unico al mondo, non lo so, comunque è unico, e
perché noi sappiamo bene la tua situazione del mondo che il problema rimane. Non devo confondere i limiti di tutte le esperienze, anche istituzionali di avanguardia, con quelli del centro donna, nel senso che i limiti di tutte le istituzioni di avanguardia sono questi, molto elementarmente, sia per i bambini, nei vicoli di Napoli, come quando vi ho lavorato io all'inizio degli anni 60, o altre così via. E quando un'istituzione viene meno al mandato del servizio per diventare struttura di potere, con tutte le mistificazioni possibili. Se il mandato di servizio prevale sugli altri, a me sembra che il centro donna abbia ragione di esistere, se non altro perché, voglio dire, continuano a sgozzare le donne in Algeria. E quindi lì vi sarebbe bisogno di un centro donne con un carico ben più pesante di quello triestino. Il problema è se il mandato, secondo te, di servizio è esaurito e si è prevalso all'interno una struttura di potere, per cui ognuno pensa alla propria carriera e cose del genere. No, io non se il mandato di servizio è esaurito, il problema è quello della continuità del servizio, che è un problema grosso, e l'altro è quello della diffusione del servizio altrove, quindi continuità del servizio nel luogo, diffusione del servizio altrove. Di potere, scusa, non personale, ma di potere di autoriproduzione meccanica della struttura, non di potere personale, ma di potere come inerzia, per cui c'è un'autoriproduzione eterna della struttura. A me è sembrato, da quel po' che conosco, che in tutta la storia del centro donna vi siano stati grossi momenti di passaggio e trasformazione, e ve ne saranno altri. Quello che io ritengo, che ritengo fondante, è che rimanga un centro donna trascendentale. Io prendo un esempio da un campo diverso. Io mi sono interessata, a partire dall'inizio degli anni 60, di pedagogia con i bambini cosiddetti a rischio, dei vicoli di Napoli e così via. In quegli anni gli unici esempi di pedagogia avanzata erano 4-5 in Italia, tra cui l'asilo italo-svizzero di Rimini. Beh, è una struttura che è rimasta ed esiste tuttora dal 45 ad oggi, è stata continuamente modificata, ma rimane come esempio, tra l'altro raro in pedagogia, dei bambini. Allora, quali sono i motivi, secondo me, per cui il centro donna dovrebbe rimanere a Trieste ed estendersi in altri luoghi del mondo, proprio specificamente come centro donna? Perché secondo me c'è uno specifico della sofferenza femminile di cui adesso non vorrei fare tutte la storia, le definizioni e cose del genere, ma a me sembra molto emblematico in questo periodo storico, siamo alla fine del millennio, che la politica mondiale sia per la prima volta nella storia dominata esclusivamente dai destini di un pene, perché gli antichi greci, fra i vari dei, avevano il dio Priapo, era uno fra i tanti dei. Oggi il pene è stato denudato come non mai. Allora,
è mai possibile che il mondo sia governato bene e dalle sue sorti? Secondo me la sua umanità se ne è fatto più che un uso, un abuso da parte degli uomini, perché non sapevano che farne. E io credo che Freud non è stato abbastanza nella stanza dei bambini, altrimenti non avrebbe parlato di invidia del pene, ma si sarebbe chiesto cosa fa un bambino di 4, 5, 6 mesi con questa piccola appendice di cui non sa cos'è. Cioè, oggi abbiamo il re nudo, ma non il re nudo della favola di Andersen, abbiamo il pene nudo. Poi il mondo per questa liberazione non è ancora maturo, comunque è nudo, non c'è più dietro né un dio come il dio Priapo, né giustificazioni e metafore culturali, sociali, filosofiche e così via. Allora, siccome questo re è nudo, questo non vuol dire che lo abbiano capito tutti, il mondo non l'ha capito ancora, ma finché il mondo non l'abbia capito, non so quando lo capirà, ci vogliono i centrodonne di salute mentale, perché i mali scaturiti da questo abuso del pene non sono finiti. Io la sensazione è, per me è importante che cambi qualche cosa, che cambi qualcosa e che principalmente quanto accumulato, ripeto, di saperi e di pratiche nel centro donna possa trovare un mercato in cui si scambi con altre. Secondo me bisogna passare sempre al corpo. D'altra parte si è sempre parlato perlomeno di incarnazione, no? Siamo determinati dal corpo, dalla storia, dall'epoca, dalla geografia e così via. Siamo incarnati, voglio dire, siamo quello che siamo, siamo incarnati. Anche la Terra è incarnata, no? All'interno delle galassie. Allora, qual è l'esperienza esclusivamente da un punto di vista della, diciamo, fra virgolette, conservazione della specie, del corpo di una donna, indipendentemente dal fatto se abbia figli o meno, nessuna importanza, è una predisposizione all'accoglienza di un troppo pieno e di un troppo vuoto, perché avere un figlio vuol dire un troppo pieno, espellerlo vuol dire un troppo vuoto, cioè un gioco tra il pieno e col vuoto, che di norma nella società, a causa, vabbè, della predominanza del pene, della società, insomma è tutta la storia, inutile che andiamo nei particolari e così via, le donne sono state costrette a giocare in modo come suonava quel volantino che credo ha dato origine alla Sottodonna, falso e tendenzioso, e addirittura spesso è stato negato questo gioco alle donne stesse, oppure le donne sono costrette a negarlo agli altri. Il gioco tra il pieno e il vuoto fa parte dell'esistenza di tutti gli esseri viventi e direi in modo consapevole della specie Homo sapiens, perché giochi col pieno e col vuoto sempre. Le donne secondo me sono più predisposte perché lo vivono sul corpo in modo molto più determinante. Quando questo dato, esclusivamente dato, ecco, diventa un più o un meno uno strumento di potere degli uni sulle altre e così via, allora le cose non vanno bene. E allora fin quando in questo gioco tra il pieno e il vuoto non si lasciano giocare le donne in modo che si autodeterminino, vanno bene tutte le iniziative di separazione, perché è da lì che parte poi tutta la problematica. Allora, come parlare della gravidanza, del sesso e del ruolo sociale e così via, con gli uomini e cose del genere. Ma tutto deriva da questo. Le donne sanno giocare di più col pieno e col vuoto.
Sì, però io credo che oggi è possibile che questo gioco, quel che tu definisci col pieno e col vuoto, possa avvenire anche, anzi io credo che debba avvenire anche in una situazione della piazza, nella situazione della piazza, non nella situazione della separatezza. Sì, ma ti vorrei dire una credo cosa. Che è necessario anche questo. È già venuto, voglio dire, tutti i filosofi zen, ma anche tanti altri filosofi hanno sempre giocato sul pieno e sul vuoto, o i mistici o le mistiche e così via. Il problema è sulla piazza. Sulla piazza non si gioca ancora sul pieno e sul vuoto. Beh, certo, io dico che questa è la grande sfida dell'esperienza del Centro Donne a Trieste, portare questo gioco sulla piazza. Io credo che comunque vi siano sempre state nella storia, io parlo anche della mia storia personale, dal punto di vista esclusivamente sociale e così via, delle esperienze di avanguardia, tra virgolette, che poi da un lato hanno rischiato di rinchiudersi in se stesse e di ripetersi, perché non c'è metodo che secondo me che sia trasmissibile. Ogni metodo può diventare una scatola meccanica, una scatola chiusa, un meccanismo. Qui l'elemento umano è sempre fondamentale. Dall'altro non c'è purtroppo oggi nel mondo, perché problema che si possa considerare risolto, ma come portare fuori? Portare fuori vuol dire da un lato trasmettere attraverso quello che è un po' il mio mestiere, cioè la narrazione, che può essere, come si dice, fiction, come dicono oggi, poi non so come si dice in italiano, oppure la testimonianza, ecco, le esperienze del passato, perché secondo me non c'è avvenire senza passato, e dall'altro consapevoli che se un'esperienza è esaurita, in realtà non lo è mai, lo è esaurita esclusivamente per esaurimento dei soggetti che hanno fatto parte. Volevo dire una cosa, per conclusione mia, che a me mi ha colpito molto un utente del centro che si chiama Fiorella, che è una donna di 54 anni, vissuta fin dall'infanzia, cresciuta negli istituti, poi non ho capito bene la storia, se era un Cottolengo dove lei è cresciuta oppure se è un Cottolengo dove poi è stata trasferita a servire come serva letterale, a pulire insomma il culo e le merde degli internati in questo Cottolengo di Padova, che l'altro giorno in una riunione diceva: io, a me mi hanno sempre impedito di provare piacere nel carezzare il corpo maschile, mentre ho dovuto sempre pulire, servire e pulire la merda dal culo. E finché esisteranno queste storie, e lei ha 54 anni ed è europea, diciamo, siamo in un paese, in un mondo avanzato, quindi fin quando esisteranno queste storie di donne nel mondo ci vorranno dei centri donna, perché non vedo dove lei possa parlare di queste cose in un centro donna, perché lì lei, oltre che curare gli altri, è curata, oltre che dare cure, riceve cura, attenzione, amore, bellezza, divertimento. Io ho un corpo di vecchia strega, non male, capisci? No, è una verità. Ho un corpo di donna che diventa strega, il tuo problema per il momento là. Sì. Perché fa bilanci. Che la vecchia strega, chi è, voglio dire, nel linguaggio comune, è quella spudorata, intanto, che non ha più pudore, non ha più pudore femminile, e che parla senza riserve, da cui il pericolo della vecchia strega, che gli uomini bruciavano
le donne usavano come guida molto ambigua, perché poteva portare al bene o al male, e che per i bambini era o spauracchio o benefattrice. Io mi sento una vecchia strega in questo senso, perché posso parlare in modo spudorato e brutale e diretto. Dentro gli acquisti che voi non potete neanche immaginare, lo vendiamo così.